Se siete dei grandi appassionati di scommesse sportive, Maestro 2.0 è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. No, se non mi sveglio stamattina, mamma mia, oh. Indovinate? Che cos'è? Fettine del maci... Pronostici Serie A? Visto che finalmente domani, ma che sto a dire? Riparte la Serie A finalmente. E il Gabbone, secondo voi, si lasciava sfuggire l'occasione per fare nuovamente i pronostici e farvi vincere o forse perdere solamente per un gol di una partita? Vai che la sigla che è meglio, va. Ciao, schifo. Bella a tutti, siamo tornati con questo nuovo... No, fa schifo veramente. Siamo tornati con questo nuovo video perché appunto, ragazzi miei, oggi facciamo i pronostici di Serie A, terza giornata. Vi anticipo, viste anche le partite che si sono un po' incastrate, che è veramente difficile anche questa settimana. Di solito per cominciare ad ingranare e a capire come gestirsi le scommesse, soprattutto per mettere i segni, ci vogliono 4 o 5 giornate. Ma detto questo, mi avvicino. Allora, cominciamo da Juventus-Chievo, che è la partita che apre appunto la terza giornata di Serie A. Si giocherà sabato, non mi ricordo a che ora, ma probabilmente alle 18. Viste le probabili formazioni, credo che Allegri faccia un copioso turnover. Comunque giocherà in casa, in difesa ho visto Benatia e Rugani, poi non so se cambierà idea. Lì davanti all'ultimo minuto ho visto Bernardeschi, Douglas Costa e Cuadrado, quindi non dovrebbe giocare Dybala. È confermato però... Higuain come punta centrale. Io mi sento che comunque la Juventus dovrebbe riuscire nell'impresa della vittoria, combinata però ad un over 1,5 e non 2,5. Per quale motivo? Faccio la premessa e poi continuiamo con i pronostici. Ragazzi, ho pronosticato tutte e 10 le partite di Serie A. Se ve le giocate tutte, la quota totale, ve lo anticipo, è di 65,50. Quindi selezionate bene le partite, perché l'ultima volta due schedine di Serie A, ragazzi miei, tutte e due le schedine perse per chi le ha giocate tutte, perché chi ne ha giocate tutte ha vinto, perse per una sola partita e per un solo gol. Quindi su 10 partite toglietene almeno una, due o anche tre, perché molto probabilmente, se non beccate quelle che sbaglio, potrei, e fu così che sbaglia tutte le schedine, vincere. Quindi dicevamo... mi sento l'uno più over 1,5 e non over 2,5, perché secondo me potrebbe anche vincere 2-0 la Juventus in casa. Poi potrebbe anche finire di più, però io mi sento uno più over 1,5, quotato 1,32. Se volete mettere over 2,5 a vostro rischio e pericolo, io non ve l'ho consigliato. Andiamo avanti con Sampdoria-Roma. Allora, Sampdoria, ragazzi miei, comunque è una squadra che di gol ne fa, ma ne subisce anche. La Roma invece io ancora non riesco ben ad inquadrarla, però secondo me potrebbe avvenire molto facilmente un over 2,5. Sappiamo che il gioco di Di Francesco è comunque molto voltato all'attacco, anche se cerca di curare la fase difensiva. La Sampdoria in casa, dal canto suo, con quel Quagliarella in più là davanti, qualcosina potrebbe farla vedere. L'over 2,5 è quotato a 1,60, mi sembra veramente un'ottima quota. Terza partita, Inter-Spal. Il gioco di Spalletti dimostra magari anche di poter soffrire, ma di poter ribaltare le partite. La Spal ovviamente non è la Roma, l'Inter giocherà in casa. Ragazzi, 1 più over 2,5 viene quotato a 1,60. 1 più over 2,5, non over 1,5. Ripetiamo la differenza: over 1,5, 2 o più reti in totale nella partita,
over 2,5, 3 o più reti totali in partita. Quindi Inter SPAL, 1 più over 2,5, 1,64, ragazzi, secondo me è una quota da rischiare. Andiamo avanti con Verona-Fiorentina, ragazzi, Verona e Fiorentina non hanno cominciato nel migliore dei modi, soprattutto la Fiorentina. Subiscono parecchie reti e non ne fanno tantissime, però secondo me questa è la partita giusta, con le carte in regola giuste, per poter uscire un gol. Entrambe le squadre segnano. Il Verona in casa dovrebbe far vedere qualcosina con quel Pazzini là davanti, che dovrebbe partire titolare. La Fiorentina dal canto suo, con quel Terò in più preso dall'Udinese, ma anche con Dieghito Simeone ed Enrico Chiesa, potrebbero fare a loro volta un gol. Quindi gol entrambe le squadre segnano, quotato 1,66, secondo me è un'ottima quota. Andiamo a Udinese-Genoa, perché sono due squadre che subiscono parecchie reti. Se subiscono entrambe parecchie reti, unite potrebbero fare la forza dei Super Saiyan 6-6 oppure 0-0, chi lo sa. Ma il Gabone ha pronosticato che potrebbe avvenire un gol entrambe le squadre segnano, quotato 1,72. Fate attenzione a Maxi Lopez e alla Padula, che non segneranno sicuramente. Sto scherzando. Andiamo avanti. Perché me agi? Andiamo avanti perché perché c'è Atalanta Sassuolo. Allora, mi sa che ci hanno entrambe 0 punti. O un punto, mi ricordo, zero. Vabbè, l'Atalanta in casa sicuramente parte favorita alla stragrande, per quello che ha fatto, anzi che non ha fatto vedere il Sassuolo finora. 2 partite 0 gol, quindi vi confermo che il Sassuolo non ha mai. Secondo me, ragazzi, l'Atalanta potrebbe vincere abbastanza agevolmente, soprattutto se ricomincia a giocare coi ritmi dello scorso anno. L'uno dell'Atalanta è dato a 1,54, ma ve lo ripeto, ragazzi, se non vi sentite una partita che io pronostico, toglietela, perché molto probabilmente, ragazzi, qualcosa si sbaglia sempre. Quindi ve lo dico per esperienza. Andiamo avanti a Lazio Milan. Poi può essere pure che il Sassuolo vince, però secondo me è così. Lazio Milan, questa è la partita più incerta di sto mondo, perché la Lazio ancora non riesco bene ad inquadrarla. D'altro canto, il Milan, che ha fatto 2 vittorie, bisogna vedere se riuscirà a riconfermarsi su un campo importante come quello, o come quello dello stadio Olimpico, la Lazio. Motivo per cui mettiamo i segni, per cortesia. Gol entrambe le squadre segnano, dato a 1,56. La Lazio là davanti c'è un potenziale offensivo di tutto rispetto, c'è Immobile, c'è Milinkovic, Savic. Si potrebbero fare cose molto importanti anche qualora dovesse subentrare Nani, e fu così che si ruppe dalla panchina direttamente. Il Milan là davanti non ho capito con chi giocherà, ma credo che Montella dia fiducia a Çalhanoğlu, Cutrone e qualcun altro. Potrebbero fare qualcosa di molto interessante. Gol entrambe le squadre segnano, 1,56, e finisce la storia. Non fate altre domande, perché ne avete fatte troppe su sto video. Vabbè. Cagliari Crotone. Allora, questa è un'altra partita un po' particolare, perché io vedo il Cagliari molto avvantaggiato. Non lo dico solo io, ma lo dicono anche le quote, perché la vittoria del Cagliari viene data a 1,62, il pareggio viene dato a un botto, il Crotone viene dato tipo a 5, cioè, capito? Questa è una partita abbastanza rischiosa. Io mi sento di rischiare l'uno del Cagliari, ma fate attenzione, e ve lo dico, fate attenzione, così come per l'Atalanta. Se ve lo sentite anche voi, mettete uno segno secco. Quindi Atalanta 1, Cagliari 1, Atalanta Sassuolo, Cagliari. Se non ve lo sentite, levate di mezzo queste partite, fatevi il calcolo delle quote con le partite che avete messo e vedete quanto esce una potenziale vincita. Io mi sento così, poi nella vita mai dire mai. Benevento-Torino. Allora, Benevento-Torino. Il Benevento sicuramente è una squadra che deve accumulare esperienza in Serie A. Il Torino ha esperienza da vendere, ma comunque si ritrova a fare una trasferta alquanto insidiosa. Il 2, se non sbaglio, viene data 1,77-1,80, che mi sembra abbastanza, è buona come quota. Però non vorrei che il Torino potesse incappare in un pareggio. Motivo per cui, ragazzi, visto che ne mettiamo tante, se ne mettete poche potete anche fare il super rischio e mettere il 2 secco del Torino. Però, e dico però, io sono uno molto prudente, X2 viene data 1,16, che comunque è una quota abbastanza importante. Questa classica partita che vi va a alzare di 1,16 la vincita totale. Sapete che ci sono bookmaker, appunto, che inseriscono con la quinta o sesta partita un bonus ulteriore. Quindi ci mettete una quota proprio bassa
e vi dà il bonus, è come se questa praticamente va giocata a 1,40. Ecco, questo è il disco. E Bologna-Napoli chiude questa giornata di Serie A. Il Bologna sicuramente in casa potrebbe essere ostico, ma il Napoli dal canto suo, ragazzi, è una delle accreditate alla vittoria dello scudetto di quest'anno, dipende da quello che fa la Juventus, ma sicuramente il Napoli riuscirà a rimanergli attaccato alle natiche, motivo per cui io mi sento un 2 più over 1,5. Attenzione però, devo fare una distinzione. Si può anche mettere il 2 più over 2,5, vi dico le quote. Il 2 più over 1,5 viene data 1,48. Voglio essere prudente e credo che il Napoli possa vincere 0-2. Ma per chi se la sente, il 2 più over 2,5 viene dato a 1,80. 5, ragazzi, stiamo parlando del Napoli fuori casa che gioca col Bologna, ma comunque il gioco offensivo di Sarri lo conosciamo tutti. Fate Bobbis, questa me la rinfilo, anzi no, appoggio qua. Se vi è piaciuto questo video e se volete la prossima settimana c'è sta la Champions League e l'Europa League, se non mi sbaglio, c'è sta pure l'Europa, non mi ricordo. Se volete i pronostici di Champions League e poi della Serie A della prossima settimana, 3000 like su questo video e appunto a inizio settimana, credo o lunedì o martedì mattina, ma forse lunedì, pubblico i pronostici di Champions League. Fate voi, se i like arrivano, bene, ne sto chiedendo 3000, ragazzi, la prima puntata dei pronostici è arrivata a un botto di like, la seconda comunque è andata bene, voglio che continuate a supportare questa serie. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Come finirà Lazio-Milan, sondaggio in alto a destra in questo momento, voglio sapere da voi che ne pensate, vado a finire di fare colazione perché guarda, ieri ero stanco perché non avevo dormito per niente, oggi sono stanco perché ho dormito troppo, va bene?